Bene, buonasera, di nuovo ben ritrovati sul Festival del Futuro. Siamo di nuovo in collegamento e siamo ad introdurre una sessione che vede come nostro partner in questo caso Confindustria Verona. Dopo Confindustria Vicenza che ci ha introdotto sui temi del 5G, con Confindustria Verona e in particolare con la sua fondazione Speed Hub, una Digital Innovation Hub che ha il ruolo di favorire la cultura dell'innovazione e fare un matchmaking fra la domanda e l'offerta di innovazione a favore delle imprese, appunto con Speed Hub racconteremo alcuni casi appunto di questo matchmaking tra domanda e offerta di innovazione. Ne parliamo con, e invito al collegamento, con Francesca Milani, che è responsabile di Speed Hub Digital Innovation Hub della Confindustria di Verona, che saluto. Buonasera, buonasera Francesca. Buonasera a tutti. Con Giovanni Todaro, che è il Chief Digital Officer di IBM Italia. Eccoci, buongiorno e benvenuto Giovanni. Buonasera. Con Andrea Grazie. Calabrese, che è responsabile commerciale canale end user area nord-est di Schneider Electric. Eccoci qua, benvenuto Andrea. E con Fabio Orlandi, che è il Logistic Director della Coca-Cola HBC Italia SRL. Benvenuto anche a Fabio Orlandi. Bene, buonasera. Buonasera a tutti e grazie di essere con noi. Direi di partire con un breve video che racconta l'esperienza di Speed Hub e poi lascerei la parola a Francesca Milani. Le nuove tecnologie offrono oggi opportunità disruptive. I cambiamenti non avvengono più per gradi, ma in modo esponenziale. Così, per stare nella competizione di un mercato globale e connesso, le aziende devono conquistare nuovi spazi. Efficienza e produttività, time to market più rapido, coinvolgimento del cliente sono i must have per l'impresa. Ma c'è un nuovo spazio con straordinarie opportunità in cui tu e la tua azienda potete innovare, spinti dalla rivoluzione digitale. Pensa ai computer che apprendono e decidono, agli oggetti intelligenti, ai milioni di dati raccolti ogni secondo, alla possibilità di simulare e predire i comportamenti. Con Speed Hub, Digital Innovation Hub, tutto questo è a tua disposizione per immaginare e creare il futuro che vuoi essere. Dove sei oggi? Dove vuoi portare la tua impresa? Stai guidando il cambiamento? In un mondo dove tutto è connesso, il futuro non è una scelta individuale, ma l'evoluzione dell'intero sistema di business. Speed Hub è al tuo fianco per accelerare la tua trasformazione digitale attraverso competenze, tecnologie, contatti utili. Ti offriamo un network di soci e partner tecnologici con un'identica visione. Crediamo nella digitalizzazione dei processi logistici e di supply chain, perché il valore cresce grazie ad ogni partner della filiera. Aderiamo alla rete dei Digital Innovation Hub di Confindustria e al progetto europeo di Digital Transformation. La tecnologia è la chiave per avviare nuove sfide, ma sei tu a scegliere la strada da intraprendere. Con Speed Hub puoi contare su un partner per iniziare il tuo Digital Journey. Scegli da dove partire. Cultura e conoscenza 4.0, assessment della situazione aziendale, esplorazione di nuove tecnologie, crescita delle competenze, realizzazione di progetti di improvement. Speed Hub corre con te per dare più valore alla tua azienda e più occasioni di crescita al territorio. Bene, innovazione, sostenibilità, valore per l'azienda, appunto ne siamo qui a parlare con Francesca Milani, responsabile di Speed Hub di Confindustria Verona, a cui chiedo di raccontare un po' la vostra esperienza e soprattutto sì. come approcciate il futuro in questa situazione. Certo, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, grazie al dottor Montan, grazie al Festival del Futuro per la presentazione e anche per l'opportunità di avere questo spazio.
Porto i saluti ovviamente di tutta Confindustria Verona, di cui oggi, che oggi rappresento attraverso SpeedHub, che è la costola organizzativa attraverso cui proponiamo e approcciamo i temi dell'innovazione tecnologica, in particolare l'innovazione digitale. E nel video che vi abbiamo preparato abbiamo voluto un pochino far capire che cos'è SpeedHub e qual è la sua missione. E venendo così velocissimamente ai temi di oggi, abbiamo deciso di impegnare questo spazio parlando di sostenibilità, perché la sostenibilità è un tema, così, un tema del futuro per eccellenza, e lo dimostrano anche le numerose sessioni di questa manifestazione che, sotto diversi punti di vista, affrontano l'argomento. Effettivamente è un argomento estremamente trasversale, complicato, è un tema di tutti, che tocca a tutti i livelli della società, dalle istituzioni fino ai cittadini. Ma quello che vogliamo dire noi oggi è che in questo contesto, le imprese sul tema della sostenibilità sono degli attori protagonisti. Sotto tanti punti di vista, anche questo è vero, oggi vogliamo dirvi come le imprese possono incidere sulla sostenibilità in senso positivo, e questo perché le imprese sono il principale produttore di innovazione. E innovazione è l'ingrediente fondamentale per cambiare il funzionamento delle cose, e quindi per poter introdurre delle modalità nuove di fare le cose che possano andare nella direzione della sostenibilità. Ecco, in questo scenario il digitale è una leva di accelerazione fondamentale, quindi l'innovazione digitale può incidere su progetti e su un'accelerazione verso la sostenibilità importante. Voglio ringraziare i relatori che verranno dopo di me e che hanno deciso, ecco, di aiutarci a spiegare questo concetto con le loro conoscenze e le loro competenze. E non voglio rubare altro spazio per lasciare appunto così la parola ai nostri ospiti. Grazie mille. Allora, vorrei introdurre Giovanni Todaro, Chief Digital Officer di IBM Italia. IBM Italia è chiaramente fa parte di un gruppo ed è un grande player internazionale, e a lui chiediamo di fornirci un overview sui macro trend che trovano un punto di contatto fra innovazione e sostenibilità da un punto di vista strategico. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito ed è un onore per me aprire questa chiacchierata, la voglio chiamare così, sulla sostenibilità per unire il binomio di digitale e sostenibilità. Ho preparato delle carte, la regia magari mi aiuterà a presentarle, prima per presentarvi che cos'è IBM e cosa fa nel ruolo come coniuga il digitale e la sostenibilità, quindi nella prima pagina rappresento un po', per chi non la conosce, IBM è presente sul mercato dal 1911, dal 1927 in Italia, nella carta successiva, e già dalle origini, quindi dal 1969 abbiamo partecipato a processi di progresso come l'Apollo 11, fino ai nostri giorni con la creazione di un assistente virtuale, anche fisico, che accompagna l'astronauta nello spazio. Quindi nella pagina successiva vado velocemente, anche se quindi prego di passare alla pagina successiva, dove ho rappresentato un po' il passaggio importante della ricerca e del valore che IBM ha affrontato in questi anni. Quindi 27 anni consecutivi di ricerche di primato nella ricerca, più di 9.000, lo vedete nella carta successiva, più di 9.000 brevetti conquistati in questi 27 anni, che aiutano anche la sostenibilità del pianeta. Quindi nella carta successiva ho fatto vedere un po' che, sebbene ci siano stati dei grandi progressi, ci sono tutt'oggi, come già è stato discusso nel corso di questa mattinata, grandissimi rischi per il nostro futuro. Uno è sicuramente la pandemia, ma altri come il climate change, che è stato ampiamente discusso.
Chiedo alla regia di passare alla pagina successiva perché, per evidenziare il fatto che è un momento storico importante, perché ritengo che abbiamo gli strumenti per affrontare questo tipo le grandi sfide. Questi strumenti sono le tecnologie esponenziali, sono il quantum computing, sono l'intelligenza artificiale, sono la blockchain, sono l'Internet of Things, quindi la tecnologia che è al centro di questo percorso. E mi piace, vorrei raccontarvi nella parte di questa chiacchierata che cosa fa la ricerca in questo ambito per accelerare questi processi e rendere un futuro più sostenibile. Questa è una ricerca che abbiamo pubblicato poco tempo fa, e il 5 in 5 è già un classico per IBM, quindi cerca di marcare un po' quelli che sono i 5 trend dei prossimi 5 anni. E nella pagina successiva ho illustrato parte la sintesi di questa ricerca, no? Che vede la convergenza di queste tecnologie emergenti. Ne ho citata qualcuna prima, come quantum computer, il quantum computing, l'intelligenza artificiale o l'Internet of Things, sono tutti centrali in questi 5 trend, ed è il minimo comune denominatore. Il primo, se ne è parlato, è come catturare il CO2 e trasformarlo in una nuova forma di energia. Quindi qua si vanno a cercare nuovi materiali, e il discovery di nuovi materiali, di nuovi prodotti è un po' centrale in questi 5 trend per trasformare in nuove forme che possono aiutare il pianeta a rendere qualcosa di più e a renderlo più sostenibile. Un altro trend importante è quello di nutrire un pianeta che cresce con dei rapporti esponenziali. Ci troveremo nei prossimi 5 anni a avere 10 billion nella popolazione, a contare 10 billion di persone nella nostra popolazione. Nutrirlo è una delle sfide principali. Oggi, in questa sfida, la ricerca e la produzione di fertilizzanti, che ruba circa il 2-3% dell'energia globale, è una sfida prioritaria. E quindi qua ci poniamo l'obiettivo di utilizzare la tecnologia per simulare il processo di realizzazione di questi fertilizzanti, e quindi portare dei prodotti e delle soluzioni che siano più efficaci e più efficienti per il pianeta. La terza è quella di ripensare alle batterie prima di ripensare al nostro mondo, di ripensare al nostro pianeta. Se ne è parlato nel corso della mattinata, ritrovare delle forme di energia rinnovabili e questi renderli fruibili anche a tutta la popolazione è un po' il tema centrale. Ancora, il quantum e l'intelligenza artificiale permettono di creare e di simulare alcune di queste tecnologie e a renderle più efficienti ed efficaci. Lithium è quello che governa un po' questo mercato, e le ricerche stanno portando a nuove forme di materiali che permettono di creare quell'efficienza. Un altro molto importante per me è quello della ricerca dei materiali e di prodotti sostenibili per mettere un pianeta più intelligente. Quindi siamo circondati di smart product, siamo circondati di prodotti che consumano energia. Quella ricerca ci porta a creare nuovi materiali sostenibili che partono da quello smartphone del quale parlavamo fino ad un building più intelligente. E per finire, imparare dal recente passato, quindi imparare da quello che noi abbiamo visto, per esempio, con il Covid-19, cercare di predire un po' quelli che sono i fenomeni della ricerca del virus. Abbiamo dato disponibilità dei nostri quantum computing, dei computer più potenti al mondo per la ricerca anche di vaccini nel caso del Covid-19. Quindi, che cosa ci porta questa tecnologia e qual è l'auspicio
che auguro e che magari può essere il là per la discussione nel panel di questa mattina. E cercare di essere protagonisti, cercare di avere un'Italia di un'Italia intelligente che sfrutta questo momento di creazione e di nuove soluzioni e della nuova ricerca, anche collaborando auspicabilmente con IBM e con altri partner per avere un pianeta più intelligente. Qui l'ho diviso in un modello di 5P, come l'ho chiamato io, quindi da un lato abbiamo la ricerca del prodotto, dei materiali. Il nostro paese è un produttore di macchinari a livello globale. Un esempio è quello che abbiamo fatto con SDF e Safril, di rendere i trattori più intelligenti utilizzando il cloud, ma ce ne sono tantissimi altri. Ci sono tantissimi altri esempi che portano a rendere il macchinario più intelligente, e questo porta ulteriore risparmio e ottimizzazione dei percorsi nei campi o in altri o nell'industria. Dal punto di vista di processi, cercare di utilizzare la tecnologia per migliorare quel processo, e qua vi porto un esempio che ha permesso, che è quello del gruppo Grigi, con l'adozione della tecnologia per portare un prodotto certificato dal punto di vista di Made in Italy sulla tavola degli italiani, creando un vero e proprio distretto industriale certificato con la blockchain. E infine anche con le persone, con i people, che devono essere centrali in questo processo. Questo è un esempio non italiano e globale di Plastic Bank, che ha monetizzato dal processo dell'economia circolare della plastica, però ce ne sono anche tanti altri in Italia, e possiamo essere veramente un motore di trasformazione in quest'ambito. Questi devono essere esempi che devono essere la prassi di ogni giorno, e dobbiamo aiutare e favorire le aziende a portare questi contenuti, a cercare di creare un patto tra pubblico e privato affinché questi siano veramente la quotidianità. Quindi è questo il nostro motivo. Ve ne cito un altro: da poco abbiamo lanciato una challenge globale che si chiama The Tech Innovation Challenge, con la quale cerchiamo dei partner globali che usano e che hanno a disposizione o che hanno l'intenzione di creare queste nuove applicazioni, queste nuove tecnologie nella sostenibilità. E quindi collaboriamo molto volentieri con loro. Insomma, è un mondo che ci dà tanti rischi, ma ci deve seguire in tanti percorsi e creare tantissime opportunità. Lo facciamo con tanta, lo dobbiamo fare con tanta passione per un'Italia protagonista. Molto bene, grazie a Giovanni Todaro di IBM Italia. Vorrei adesso sentire il punto di vista di Andrea Calabrese. Andrea Calabrese è responsabile commerciale del canale End User per l'area nord-est di Schneider Electric. Schneider Electric ha sicuramente usufruito di queste tecnologie, sviluppato queste tecnologie per una propria proposizione di sostenibilità che riguarda sia i propri processi interni, ma anche poi le soluzioni tecnologiche che vengono offerte al mercato. Qual è la vostra esperienza e dove possiamo arrivare e in quanto tempo? Grazie, buonasera a tutti. Come prima cosa desidero ringraziare Confindustria Verona, Speed Hub e Festival del Futuro per avermi invitato ad intervenire. Vorrei partire però dal chi è Schneider Electric e cosa fa molto brevemente Schneider Electric. Ho preparato qualche slide per accompagnarmi nella mia chiacchierata, diciamo. Schneider Electric propone prodotti, soluzioni e servizi per la gestione dell'energia e dell'automazione. Noi ci definiamo gli specialisti globali della gestione dell'energia e dell'automazione. Questi sono alcuni nostri numeri, ma io vorrei concentrarmi su uno in particolare, quel 5%, che è il 5% del fatturato impiegato ogni anno in ricerca e sviluppo. Fa ancora più impressione se lo si traduce in più di 1 miliardo di euro ogni anno che si impiega in innovazione. Questo, ecco, è quello che effettivamente riteniamo un atto dovuto per investire continuativamente in innovazione. Ma passando alla prossima slide, partiamo da
quello che è l'orientamento strategico e il modello operativo di Schneider Electric, che in effetti si basa sulla sostenibilità. Siamo tutti d'accordo che negli ultimi anni la sostenibilità ha avuto un'attenzione sempre più diffusa, ma in particolare molto recentemente c'è un tema complementare alla sostenibilità che è l'innovazione digitale. E noi consideriamo l'innovazione digitale il vero fattore abilitante per la sostenibilità. A tutti gli effetti, la digitalizzazione favorisce l'uso efficiente delle risorse, riduce gli sprechi, condivide beni e servizi e soprattutto permette l'accesso all'informazione. Che cosa fa Schneider Electric a casa sua, cioè cosa facciamo noi a casa nostra e soprattutto poi come proposta di valore sul mercato? Partiamo da casa nostra. Schneider Electric poco più di un anno fa ha improntato una decisa accelerazione sul suo percorso verso le emissioni zero. Quindi ha anticipato di 5 anni, quindi al 2025, l'essere carbon neutral. Come seconda azione si è posta di arrivare entro il 2030 ad essere un'azienda a zero emissioni nette operative. E soprattutto entro il 2050, come terza e ultima azione, arrivare ad avere tutta la supply chain, quindi tutti i nostri fornitori, a zero emissioni nette operative. In questo modo incitiamo, devo dire, forziamo i nostri fornitori, se dopo vogliono continuare ad esserlo, ad essere anche loro aziende a zero emissioni nette. È chiaro che con questi obiettivi, essendo noi una multinazionale, ci proponiamo in prima persona di mantenere basso l'incremento della temperatura a livello globale e del resto tutti i dipendenti di Schneider Electric sono d'accordo su questo. Ecco perché la misura dei nostri progressi si basa sui cosiddetti 17 Sustainable Development Goals che sentivo nel panel precedente. È chiaro che questi integrano tutti gli elementi della sostenibilità, che non è solo quella ambientale, ma è anche effettivamente quella sociale, quella economica. Ci sono questi tre elementi, ricordiamocelo sempre, quando si parla di sostenibilità non è solo la sostenibilità ambientale. Ma passando alla prossima slide, si può capire quindi che cos'è la nostra proposta di valore. Quindi, mettendo al centro della nostra strategia la sostenibilità, è chiaro che quello che proponiamo sul mercato per spingere le aziende a ridurre le loro emissioni deve andare di conseguenza. A tutti gli effetti noi ci poniamo tra chi produce l'energia e chi la consuma e quello che vedete qui è una fabbrica, un'azienda che effettivamente consuma energia. Come la consuma? Beh, ci sono quattro o più ambiti operativi tra di loro molto spesso scollegati. È chiaro che noi possiamo avere diverse macchine, ad esempio, per produrre o diversi costruttori di macchine, ma è molto difficile ricavare informazioni omogenee da queste macchine. Ci si accorge, ad esempio, della distribuzione elettrica quando la cabina ha un guasto e tutta la produzione si ferma. Ecco, noi di Schneider pensiamo che invece l'azienda deve essere un ecosistema che effettivamente fa scambiare informazioni con ogni reparto e ogni ambito scambia informazioni per avere maggiore interconnessione e cooperazione delle proprie risorse. Questo in ambito manifatturiero è lo smart manufacturing, cosiddetto smart manufacturing. Partiamo quindi da due assunti, senza fare troppa teoria. L'efficacia è la capacità di raggiungere un obiettivo prefissato. L'efficienza è l'abilità di farlo impiegando le risorse minime indispensabili. Mi perdonerete se dico un'ovvietà, ma noi siamo al tempo stesso efficaci e efficienti quando raggiungiamo il massimo col minimo. Ma introduciamo un concetto che è quello di consumo specifico, consumo energetico specifico. Noi abbiamo sempre visto un consumo energetico assoluto, al massimo relativo all'unità di tempo, quindi al turno, al giorno, alla settimana, al mese. Raramente ci siamo imbattuti in un consumo energetico specifico relativo a quel determinato bene. Qual è quindi la porzione esatta di energia spesa per produrre quel determinato bene o servizio? Perché si va per unità di prodotto o per unità di servizio, dipende cosa fa la mia azienda. In ambito strettamente produttivo, lo vedete qui, noi abbiamo sempre avuto dei KPI, degli indicatori di performance. Uno, ad esempio, è questo, l'OEE, Overall Equipment Effectiveness, che presenta un'indicazione di come va la mia produzione, quanto sia efficiente. Bene, pensiamo che l'introduzione di un consumo specifico sia un parametro ora necessario nel 2020, cioè non si migliora quello che non si conosce e non si conosce quello che non si misura. E questo a maggior ragione se io voglio avere non più un costo energetico nel mio conto economico,
ma lo voglio vedere effettivamente per quella particolare unità di prodotto, in quelle condizioni operative particolari e in quell'istante, quasi in real time, direi. Attenzione che però per fare questo è necessario disporre di un'architettura che dal campo mi permetta di avere questi dati e lì arriviamo all'IoT. Questa architettura Schneider la chiama EcoStruxure. È una comunicazione tra aree funzionali, è quella di cui parlavo prima, che va a livello orizzontale e verticale. Per quanto riguarda il primo layer, quello più basso, i connected products, i prodotti connessi, beh, questi sono dispositivi di campo connettibili e comunicanti. A tutti gli effetti, è questa la base dell'IoT. Sono celle di media tensione, interruttori di bassa tensione, variatori di velocità, multimetri, tutte apparecchiature comunicanti che in effetti possono fornire dati sul loro utilizzo, sul loro stato, sui loro parametri elettrici e infine sui loro consumi. Il secondo layer è quello dell'edge control, software e sistemi di controllo, dai PLC ai sistemi di supervisione, sistemi di monitoraggio. Il terzo e ultimo layer è quello degli apps, analytics and services. Qui in effetti sono le applicazioni e i servizi gestiti, è il livello appena sotto l'ERP, il famoso gestionale. Appena sotto questo livello c'è questo livello. Arriviamo ai sistemi che sono dei MES, degli analytics appunto, o degli advisor, dei servizi di advisor. Andiamo a vedere, ad esempio, nella prossima slide, cos'è per Schneider un servizio di advisor. Questo è l'asset advisor, è un esempio di cosa si può fare con questa architettura che raccoglie i dati dal campo specificatamente per quanto riguarda la manutenzione predittiva dei miei asset, quindi delle mie risorse elettriche. Molto, molto importante per quello che spiegherò tra poco. Una volta connesse queste apparecchiature, queste portano in alto i dati vengono stoccati, diciamo, nel nostro cloud e vengono elaborati algoritmi determinati, vanno a fare delle valutazioni e ci sono specialisti che le rafforzano. Quindi queste informazioni derivanti da dati poi vengono analizzate. Bene, qualora la piattaforma così strutturata dovesse identificare un comportamento anomalo, si esegue una ricerca approfondita e qualora fosse necessario un intervento, uno viene attivata immediatamente una notifica. Due, gli specialisti provvedono proattivamente a contattare l'azienda, il cliente e fornire tutte le indicazioni per prevenire il guasto per tempo, ma saperlo appunto per tempo, che questa è la cosa più importante, perché in questo modo si evitano fermi impianto dannosi per la produzione, siamo d'accordo, un fermo produzione soprattutto a livello economico, ma soprattutto incidenti più gravi come guasti elettrici, cortocircuiti che portano ad incendi. Ritorniamo quindi alla sostenibilità. L'incendio di un'azienda o di una fabbrica è sicuramente un grosso problema per la sostenibilità e per il territorio circostante. I seguenti dati, vi sto per dire, non se li inventa Schneider Electric, ci vengono forniti dalle maggiori compagnie di assicurazioni. E quali sono questi dati? 6 euro su 10 per guasto sono dovuti ad incendio. E la maggior parte degli incendi è causata da un guasto elettrico. E questi guasti elettrici, più della metà dei casi, sono dovuti ad una manutenzione che definire reattiva è un eufemismo, non è una manutenzione, è una manutenzione che avviene dopo che il guasto c'è stato e il ripristino della situazione di normalità è molto difficoltoso, se non impossibile, qualora il danno sia irreversibile. Quindi, con questo mi leggo alla prossima e ultima slide. Questo servizio di Asset Advisor a tutti gli effetti parla di sicurezza, parla di prevenzione di un guasto, ma parla anche di aspetti economici, che sono quelli che vedete qui. Si tratta di miglioramenti rispetto a un benchmark produttivo europeo, questi ancora una volta non sono dati nostri, li ha forniti McKinsey, per quanto riguarda appunto tutte queste azioni che combinano sostenibilità e soluzioni per l'efficienza energetica produttiva e digitale. Quindi io penso che siamo in questa terza, in quella che Arthur Clarke definiva la terza fase di una nuova buona idea. Arthur Clarke era lo sceneggiatore di 2001, Odissea nello spazio, e era un visionario, quindi lui diceva che ogni nuova buona idea passa attraverso tre fasi. La prima non può essere fatto, la seconda forse può essere fatto, ma non ne vale la pena. La terza, ho sempre detto che si trattava di una buona idea. Ecco, noi adesso siamo in questa terza fase. Non mi sono inventato niente, non ho detto niente di particolarmente originale o visionario. Ho detto,
qualcosa forse che oggi è molto più teorico che pratico. Io penso che non sia il momento di fare esperimenti, ma per le nostre aziende sia il momento di applicare concretamente queste soluzioni e vedere l'effetto che fa. Vi ringrazio molto. Grazie ad Andrea Calabrese, devo dire molto, molto efficace, credo che le sue slide e le sue parole possano essere di grande interesse per il nostro pubblico di imprenditori che ci sta seguendo. A questo punto vorrei sentire il punto di vista di un operatore completamente diverso, parliamo del gruppo Coca-Cola. Fabio Orlandi ne è il direttore logistics per l'Italia. Coca-Cola è chiaramente un player globale che ha un sistema distributivo che proprio attraverso il digitale ha potuto trasformare completamente i propri processi e ottimizzare i flussi, ma non solo i propri, anche quello dei propri partner, quindi con l'obiettivo di creare una filiera sostenibile fino al consumatore finale. Quindi credo che in termini di applicazione qua possiamo vedere già cose applicate. Innanzitutto buongiorno anche da parte mia, fare complimenti anche a me perché le presentazioni che hanno mostrato sono state veramente molto interessanti e hanno effettivamente dato un spunto per il futuro quella che la tecnologia del digitale potrà dare. Ora, quello che vi racconterò oggi è un esempio di come l'artificial intelligence possa essere un volano per rendere la logistica sostenibile. Il progetto che vi racconterò è un progetto, credo, la regia di mostrare le slide. Quello che vi racconterò. Abbiamo forse qualche problema di audio? Sì, certo, l'eco. Comunque, quello che vi racconterò è un progetto che è iniziato poco prima dell'inizio del Covid, ma riflettendo con il mio team, è un progetto che è tuttora contemporaneo e ha ancor più, dopo l'effetto della pandemia, un'applicazione reale. Prego con la slide. Prima di iniziare a raccontarvi la parte tecnica del progetto, vi dico un po' chi siamo. Noi siamo il gruppo Coca-Cola Hellenic Bottling, è uno dei 6 più grandi bottigliatori al mondo e il perimetro di azione del nostro gruppo è all'incirca in 28 paesi eterogenei tra loro, perché vanno dalla Nigeria in Africa a tutta la parte Russia fino ad alcune nazioni come l'Italia, l'Austria e la Svizzera del centro Europa. La supply chain è composta da 52 stabilimenti per circa 28.000 dipendenti e un insieme di consumatori che supera i 600 milioni. Prego, altra slide. Qual è la nostra presenza in Italia? In Italia abbiamo 5 stabilimenti, 3 stabilimenti che producono le bibite e 2 stabilimenti che producono l'acqua, per un totale di circa 1.800 dipendenti, 24 linee produttive e 157.000 clienti. Da un punto di vista logistico, qual è la nostra struttura? Abbiamo una logistica veramente molto importante. Nessun operatore in questo momento in Italia sarebbe in grado, giusto per darvi due numeri, di gestire in toto la mole della nostra distribuzione. Abbiamo circa 70.000 consegne a bilico all'anno e più di 300.000 consegne invece per tutto quello che è il mondo fuori casa. Per darvi un altro numero, quello che mettiamo su strada all'anno sono circa più di 30 milioni di chilometri quadrati. Di chilometri. Alcuni insight dal mercato che volevo portarvi anche per introdurre un po' quello che è il tool che stiamo creando. Quali sono le sfide mondiali della logistica in questo momento? Ho cercato di riassumere alcune emergenti, alcune che sono mai il fil rouge da alcuni anni della logistica in Italia, in Europa e nel mondo. Sicuramente l'impatto della riduzione dello CO2 ormai è diventato all'interno dell'agenda di ogni azienda una chiave molto importante sul quale investire. Ma allo stesso tempo la digitalizzazione sta diventando una chiave di volta fondamentale per lo sviluppo non solo sostenibile, ma anche da un punto di vista economico e di servizio per tutte le aziende. In questo cosa si inseriscono? Si inseriscono delle nuove tecnologie che supporteranno il raggiungimento di tutti questi parametri. E quindi ho cercato di evidenziare un po' alcune parole chiave, perché all'interno della catena che collega per esempio Coca-Cola ai suoi clienti e anche ai suoi fornitori, l'integrazione dei sistemi
è diventata fondamentale per dare a noi la verifica e il controllo di quello che sta avvenendo sul mercato e ai nostri clienti e ai nostri fornitori delle informazioni fondamentali per la loro programmazione. E qui cosa si innescano? Si innescano sicuramente delle direttrici fondamentali che sono per esempio i Big Data Analytics o sistemi predittivi che aiutano noi come i nostri fornitori a avere un'idea chiara di quello che potrà succedere. Prossima slide. Nelle prossime due slide cercherò di darvi un po' una connotazione di quello che è in questo momento il contesto esterno ed interno del mondo dei trasporti. Siamo in questo momento in una dicotomia forte per cui stiamo assistendo ad un aumento della variabilità della domanda, quindi non siamo in grado di predire, almeno questo è il mercato di riferimento della parte beverage, quello che potrà succedere nelle settimane e nei mesi, e di converso abbiamo invece una capacità di disponibilità di mezzi che è in contrazione. Ci sono dei fenomeni molto importanti che stanno emergendo in questo momento. Ricordiamoci che anche a fronte della pandemia e del Covid il fast mover consumer good in termini di domanda sta crescendo. Abbiamo un consolidamento del mondo del trasporto su gomma ancora come modello principale rispetto all'intermodalità. E soprattutto abbiamo l'avanzamento di big player dell'e-commerce che sono scesi sul mercato e si sono messi in competizione veramente molto stringente con tutte le altre aziende. Poi abbiamo il spot market che in questo momento sta prendendo piede piuttosto ad un approccio strutturale del mercato dei trasporti. Dall'altro invece abbiamo l'offerta. L'offerta è la disponibilità di mezzi in questo momento che il mercato offre. Giusto per darvi due numeri, in questo momento abbiamo una contrazione dei mezzi registrati in Italia e in Europa di circa del 30%, che si porta con sé una riduzione di circa del 21% di disponibilità di driver sul mercato. Cosa succede? Succede che abbiamo un aumento molto forte della domanda e paritettico una riduzione della disponibilità, e questo porta a sicuramente non a un circolo virtuoso ma bensì vizioso di quella che è la competizione sul mercato per aggiudicarsi la disponibilità dei mezzi. In questa slide invece abbiamo un contesto interno che è stato un po' la base per identificare le direttrici che hanno sviluppato il nostro progetto. La variabilità del mondo del beverage è sicuramente aumentata per il tema del Covid, ma era già un tema molto forte nell'agenda e sui tavoli di discussioni ormai da tanti anni. Cioè il fatto che le aziende vendano, per esempio, alla fine del mese ha portato a avere una riduzione della necessità dell'utilizzo dei mezzi in un determinato periodo del mese, ad esempio, a fronte invece di una richiesta elevata per quanto riguarda invece il fine mese. E Coca-Cola è proprio in un mercato di questo tipo. All'interno di questo cosa si innesca? Si innesca un lead time di consegna molto breve. Pensate che noi abbiamo circa in 12 ore, chiediamo ai nostri fornitori di ricevere gli ordini, programmare le consegne e il giorno successivo venire a caricarle all'interno dei nostri stabilimenti. Questo, come ben pensate, necessita di una reattività importante, reattività che dall'altro non ha di converso una capacità di riuscire a predire questa reattività, ovvero sapere effettivamente che tipo di carico di lavoro il giorno successivo per i sourcing point del nostro network, dei nostri fornitori, hanno bisogno. Da questo, prego, prossima slide. Da questo è nata l'idea di creare un tool di artificial intelligence. Quindi il contesto fondamentale che passiamo in questo momento qual è? È sicuramente un mondo che è un mercato non strutturato al 100%, una limitata capacità di trasporto, di converso un'alta variabilità e un lead time molto stringente. Questo, come ben immaginate, ha portato ad avere delle ripercussioni importanti sui costi, sul servizio e chiaramente sulle inefficienze che in questo momento i nostri fornitori stanno subendo. L'idea quindi ci è venuta cercando di prendere spunto, come ho detto all'inizio, alle nuove tecnologie. E su questo abbiamo
stiamo sviluppando e abbiamo sviluppato un tool predittivo che cercherà di dare maggiori informazioni ai nostri fornitori. Questo come si innesca con la sostenibilità ambientale? Si innesca che spesso i nostri fornitori sono costretti a muovere in maniera non efficiente le loro flotte da un punto dell'Italia all'altro per venire a caricare banalmente all'interno dei nostri impianti produttivi. E questo cosa comporta? Comporta che ci sono dei mezzi che si muovono chiaramente non in maniera efficiente. Per maniera non efficiente intendo spesso non con, con i prodotti all'interno, facendo chilometri a vuoto, muovendosi per il territorio italiano e per il filone che stiamo seguendo, immettendo nell'atmosfera CO2. Il nostro obiettivo qual è? È dare loro l'opportunità di vedere in maniera anticipata il carico di lavoro che avranno con noi. E in questo caso avranno modo, non essendo fornitori dedicati, ma multi-customer, di muoversi sul territorio in maniera efficiente, programmando gli spostamenti e avvicinandosi il più possibile vicino ai nostri impianti produttivi per poi caricare le merci e andare in consegna. Prossima slide. In questa slide ho cercato un po' di semplificare quello che è il modello che stiamo creando. Sostanzialmente avrà degli input data che sono legati alla domanda, banalmente al forecast delle vendite, ai target commerciali e al portafoglio ordini. Avremo poi quelli che ho chiamato one-off data, che sono sicuramente dei constraint legati al nostro network molto articolato. Avrà una base di dati storico su cui il tool di machine learning andrà a imparare di volta in volta partendo da una base storica di vendita. Questo cosa proietterà? Avrà diciamo fondamentalmente due tipologie di informazioni. La prima darà una visione a 5 giorni di quello che è il carico di lavoro che i nostri fornitori avranno con Coca-Cola, formato da due tipologie di dati. Uno è il portafoglio esistente, due i dati stimati dal tool di Artificial Intelligence. Come vedete dal grafico sulla destra, avremo una percentuale che si muoverà dal giorno 5 al giorno 1, che è il giorno del carico all'interno dei nostri mezzi, che migliora e si avvicina al 100%. In questo caso noi saremo in grado di comunicare ai nostri fornitori sostanzialmente che capacità dovranno predisporre in anticipo per caricare le nostre merci. Questo è nato anche da una discussione all'interno di una tavola rotonda che ho creato con alcuni fornitori principali, e l'informazione che loro ci hanno chiesto a gran voce è stata: fateci sapere con un lead time diverso cosa dobbiamo fare insieme a voi. E questo tool siamo convinti che darà queste informazioni. È un tool molto dettagliato, perché riuscirà non solo a specificare quello che è il sourcing points, il plan produttivo di carico, ma riuscirà anche a dare un overview dell'area di consegna e sostanzialmente il carico in termini di delivery che si avranno nelle giornate. Prossima slide. Qual è il risultato che ci attendiamo? Ci attendiamo sicuramente di supportare i nostri fornitori nel loro business, cercando di creare efficienza nelle loro attività. Dall'altro ci aspettiamo di ridurre in maniera importante i chilometri a vuoto. L'equazione che abbiamo creato è che circa una riduzione del 3% dei chilometri a vuoto equivale a circa 600.000 chilometri risparmiati, e questo ha un impatto di circa 948 tonne di CO2 non immesse nell'atmosfera. Giusto per darvi un esempio pratico, questo a cosa corrisponde? 600.000 chilometri corrispondono a 15 volte la circonferenza della Terra, e la riduzione di CO2 abbiamo calcolato che equivale a circa a 480 appartamenti riscaldati a gas metano. Sono piccoli numeri in un contesto mondiale generale, dove purtroppo la riduzione della CO2 è all'interno delle agende di molte aziende, ma spesso non viene attivata. Però ricordiamoci che un 3% è un dato iniziale, e per la magnitudo di consegne
e di business che inseriamo sul territorio, sarà sicuramente esponenziale, sarà sicuramente il punto di partenza verso un percorso diverso. Ricordandovi solo che per Coca-Cola la visione ambientale è importante, è da poco stata pubblicata il ranking per cui siamo come gruppo Hellenic in Europa la prima azienda di beverage nel Dow Jones Sustainability Index e secondi a livello mondiale. Per noi l'impatto ambientale e quello che riusciamo a contribuire per le comunità è fondamentale. Bene, molto bene. Devo dire, sia da consumatore, da imprenditore, quello che abbiamo ascoltato oggi è molto interessante perché ne vediamo gli impatti sulla nostra vita, ma anche sulle vite aziendali e diciamo tutti e tre i casi che sono stati portati da Speed Hub Verona sono molto interessanti. Abbiamo, parlando di efficienza, problemi di tempo, come sempre, abbiamo un'agenda molto ricca, quindi vorrei salutare tutti i nostri ospiti, a cominciare da Francesca Milani, responsabile di Speed Hub, per averci portato questo spaccato sul tema del connubio fra innovazione e sostenibilità. Andrea Calabrese, Fabio Orlandi, Giovanni Todaro, grazie a tutti, molto bravi, molto efficaci. A questo punto passiamo ad un prossimo tema di grande, grande interesse, è come gestire la crisi e le emergenze, che direi mai un tema così caldo come in questo momento, quindi lascio la parola ad Enrico Sassoon e vi rimando alla prossima sessione. A presto, grazie. Sì.